alla nostra casetta. È vero, è come se la sentissi un po' nostra, perché per me sei stato fondamentale in questo progetto, mi hai aiutato a fare cose che da sola non sarei mai riuscita a fare. Diciamo che avevi un po' da fare, eri un po' impegnata. Giusto un po'. Anzi, a proposito, dopo 6 mesi, complimenti. Sto bene, sì. Eh sì, io faccio così e sono già ingrassato. Guarda, questo è l'effetto dei bambini. Se vuoi, te li presto. Se hai bisogno di magari qualche chiletto, riperdere qualche chiletto, grazie, te li presto tutti i giorni. Grazie. No, va bene così. Me li tengo. Sì. Senti, ma com'è qui? Bellissimo, no? A me piace molto, ma ti ricordi? Adesso ci sono io. Mm-hmm. Cosa c'era qua? Parliamone. Un muro? Beh, un muretto. Insomma, questa sfogliatellina. E vogliamo parlare di quello che c'era dietro, al muro? Catastalmente un bagno, ma in realtà... Vabbè, lasciamo stare. Orrore è la parola giusta. Orrore. Bravissima. Però poi un'altra cosa che mi è piaciuto molto è stata quella di lavorare sull'illuminazione. Su questa illuminazione sono tutti dei faretti. Adesso abbiamo illuminato a giorno, però hai la possibilità di accenderlo a zone. Di modulare. L'ambiente è molto più luminoso e spazioso. Con questo colore, sì. Trasformato. Sembra il doppio di prima. Senti, la cucina? E vai a vedere una cosa. Via. Ma adesso spiegami una cosa, il muretto con gli impianti che era qui, che fine ha fatto? Quello che ti piaceva tanto? Che odio. Uff, sparito. Dov'è, dai? No, è sempre qua, però tutti i mobili sono fatti su misura. Ok. Poi abbiamo appoggiato quindi il mobile, la base del mobile, su questo muretto e se noti il top è più profondo. È più lungo del solito, sì. Vedi? E quindi lo nasconde. In questo caso abbiamo fatto una cosa funzionale, perché non siamo andati a trovarla vicina, ma estetica anche, che quindi l'abbiamo nascosta senza che si veda. Bravo, hai fatto una vera magia qui, bravo. Grazie. Ma a proposito, io vorrei vedere se hai aggiunto, cioè abbiamo scelto tutto assieme. Sì. Ma sicuramente qualche tocco personale l'hai dato, quindi... Beh. Allora, architetto, adesso lascia fare a me. So che in genere sei abituato a guidare i tour, ma adesso fidati, ti faccio vedere il lavoro. Yeah. Sì, oggi faccio proprio l'ospite. Allora, l'armadio a muro, la scelta più intelligente di usufruire dello spazio, secondo me. Che poi questo spazio è nato dalla divisione della vecchia camera da letto nella nuova camera da letto con il bagno. Quindi si creava questo corridoio enorme, inutile, enorme. Poi tu sai quanto io odio vedere certi elettrodomestici a vista o in bagno. Quindi qui c'è la lavanderia. E di là c'è altro spazio, cappotti, scarpe. Le borse. Le borse, è vero. Borse. Sono qui quindi. Le borse meritano lo spazio giusto. Vieni. La stanza matrimoniale. Allora, cominciamo da questo armadio altissimo e super funzionale. E quindi sfrutta tutta l'altezza. Esatto, ed è pieno, strapieno di cose. Quindi. Ma va? Il colore è pazzesco. E si abbina alla carta da parati. Che viene valorizzata poi dal LED nella mensola. Hai avuto un'ottima idea a mettere quella luce lì. E poi questo letto contenitore, quindi maggiore spazio, con i comodini, tutto in palette con l'armadio. Pazzesco. Potrei dirti anche un'altra cosa, in palette con me oggi. Vero? Un po' anch'io in realtà. Hai visto? Dai. Poi ultimo, ma non ultimo. Ma non ultimo, anzi la chicca. E poi il bagno, signori. Per me l'ambiente più bello della casa. Io lo adoro. Anche perché questo bagno non esisteva. Non esisteva, qui c'era la camera da letto. Io me l'ero già immaginato così, ha superato anche le mie aspettative, ti dico vero, la verità. Vero. Doccia gigante, era una cosa che mi avevi chiesto. Super richiesta. Bagno piccolo, ma doccia gigante. Poi bellissimo l'effetto del LED che illumina il parquet. Rubinetteria in oro dorata, adoriamo. Altro must che mi avevi detto, fai quello che vuoi ma deve essere dorata, deve essere. Infatti abbiamo abbinato poi questi maxi piastrelloni effetto marmo, che sono comunque stupendi, in contrapposizione poi a un effetto un po' diciamo più moderno, che è la carta idrorepellente da parati in bagno con questo fiore. Tu sai che poi l'ho messa anche a casa mia uguale identica. So che me l'hai copiata, lo so, però devo dire, bravo architetto, qui hai fatto un lavoro pazzesco. E aggiungiamo la chicca, per non renderlo troppo angusto, l'abbiamo abbassato e non abbiamo perso spazio, ma l'abbiamo recuperato. Recuperato. Perché abbiamo l'accesso del soppalco dalla camera da letto. Per riempirlo di cose. So già che sarà pienissimo, vero? Già strapieno.
Io direi, Albis, che siamo stati veramente, veramente bravi. Io sono molto soddisfatta, tu? Anch'io. Poi se tu sei contenta, la cosa migliore è proprio questa, no? Sono felicissima, anzi direi che ci meritiamo un altro brindisi, anche perché ho un'altra buona notizia. Quello che penso io? La principessa? No, no, no. Questa è una cosa che darà più da fare a te che a me. Ah, quindi un figlio per me, non per te. C'è una nuova casetta in arrivo! Ma dai, sì, sì. Wow, la possiamo già andare a vedere? Sì, sì. Allora, cin alla nostra nuova casetta. Sì. Possiamo andare a vedere domani mattina. Mi sa che è un buco alle 7:30. Dai, no, perfetto. Albis, dai, alle 7:30, come il cantiere. Storia, sì, dai, Albis, dai. Io ho due figli adesso, Albis. Ok, 7:30, dai. Presto.